I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Mentre leggevo questo Vangelo, ho immaginato la scena di Giuseppe e Maria che, presi da preoccupazione, si recano a cercare Gesù che avevano perso a Gerusalemme. E alla fine ho capito che non era Gesù ad essersi perso. Lui era perfettamente al suo posto, ad occuparsi delle cose del padre suo. Al contrario, erano i suoi genitori ad averlo perso. E confrontando questa scena con la realtà di tutti i giorni, ho pensato che capita spesso anche a noi di perdere Gesù, presi da mille preoccupazioni e problemi quotidiani. Così anche noi, come Giuseppe e Maria, corriamo a cercarlo. E purtroppo spesso questo coincide solo quando le situazioni che affrontiamo sono più grandi di noi e quindi ci ricordiamo di Gesù solo quando ne abbiamo strettamente bisogno. Questo atteggiamento potremmo modificarlo imparando proprio da Giuseppe e Maria, che al contrario di noi hanno cercato Gesù perché, in quanto loro figlio, lo amano e in quel momento avevano perso la cosa più importante e più bella della loro vita. Poi nella risposta che Gesù dà ai suoi genitori sta tutta la bellezza di questo brano. Lui ci fa sapere che è sempre al suo posto e che per cercarlo non dobbiamo affannarci tanto, è sufficiente desiderarlo e amarlo. Ispirandoci ai genitori di Gesù, possiamo considerarci anche noi facenti parte di un disegno d'amore e allo stesso tempo cercatori di Dio. Così come Giuseppe e Maria hanno accettato coraggiosamente di entrare a far parte di un mistero più grande di loro, anche noi dovremmo forse fare lo stesso e accettare di entrare a far parte del progetto di Dio, cercando di darvi compimento.